Chiuselti, camminiamo. Ma quanta strada dobbiamo fare? Trecentoventi chilometri. Non gliela faccio più. Camminare, camminare, ma su. Ma quanta strada dobbiamo fare ancora? E che ne so? Ma io sono stanco. È proprio necessario questo libricino. Io senza quel libricino non posso sapere più niente. Sono una donna qualsiasi. Devo trovarlo. E lo troverò, Lo troverò il mio libricino. Ma dove starà? Dove starà? Letizia! Ma che Letizia cerchi? Letizia, la moglie di Guerriero! Ma chi Guerriero? Guerriero sono io! Chi sei? Guerriero! Sono tornato! Sono Guerriero! È tornato Guerriero! C'è, avete le travegole, qui non c'è nessuno. Vieni con me, vieni, vieni. Ecco, vedi, tua moglie Letizia sta là. Ciao bambino. Io non sono un bambino.
sono una bambina. Sai, anch'io ho una bambina che dovrebbe avere la tua età. Ma sono 10 anni che non la vedo. Guerriero. Letizia, 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 sono tornato. Moglie mia, eccomi qua. Sono tornato. Non piangere, non piangere, non piangere. Ormai è tutto finito. Sì, è finito tutto. Letizia, Letizia, ho i soldi. Letizia, ho trovato i soldi. Sono riuscito a trovare i soldi, guarda. I soldi per comprarci la casa, eh. Li ho trovati, guarda, guarda quanti. Mi sono costati 10 anni di fatiche, di sacrifici. Sacrifici, sai, sacrifici di ogni genere. Ma anche tu, poveretta, eh? Chissà quante ne hai passate in questi anni. Ma cosa fai qui, eh? No, no, non parlare, fammi indovinare. Sei cuoca, sguattera. Fai la bambinaia. No, no, fai le pulizie. Ma non ti preoccupare, adesso è finito, ti porto via. Guarda, guarda, 10 milioni. 10 milioni, Letizia. 10 milioni? Sì, i 10 milioni che ci servivano per comprare la casa. Te l'avevo promesso, eh. Non sarei tornato a casa prima di aver trovato i 10 milioni che ci servivano per comprare la casa, la nostra casa. Ma una casa oggi non la compri più con 10 milioni. Anni fa ci volevano 10 milioni, oggi ce ne vogliono 100. 100? Allora, devo ripartire. È inutile, ora che ritorni con 100 milioni ci vorrà 1 miliardo. Non farai mai in tempo, guerriero. E Gloria, eh? Gloria, nostra figlia, è cambiata. La bambina, sono 10 anni che non la vedo, Letizia. È cresciuta, come sta? Le hai parlato di me, mi assomiglia? Dove la lasci quando vieni a servizio, eh? Brutto, cattivo, perché fai piangere la mia mamma? Gloria, ti prego, vai di là un momentino, rimettiti a studiare. Gloria? Studia, eh? Mia figlia? Studia. Mia figlia? Gloria, una bambina prodigio? Gloria, una bambina prodigio? Perché sei tornato? Perché? Come perché? 10 anni, mai una lettera, una cartolina, mai una telefonata. No, no, guarda, io ho scritto tutte le settimane. Senti, guerriero. Mamma, papà, quando torna? Sono qui, sono tornato. No, guerriero, non sei tu il padre che cerca. Guerriero, sii forte. Ora devo dirti tutto. Guerriero, tu sei partito. Per 10 anni non ci hai dato più notizie. Credevamo tutti che eri morto. Allora... io mi sono risposata. Sì, per dare una casa e un padre alla bambina. E io? Tutti sanno che tu sei morto. Letizia, io non sono morto. Sei morto, guerriero. Sei morto. E io sono ormai la signora Perotti. Chi sei? La signora Perotti. Guerriero. Io lo so quanto amore provi per me e per la bambina. Se veramente ci vuoi bene, tu adesso devi sparire. Letizia, io sono vivo. Sono vivo. Io sono vivo. Ma se scoprono che sei vivo, noi ritorniamo come prima in mezzo alla strada. Alla fame, al freddo. Guerriero, se non vuoi farlo per me, fallo per la bambina. Guerriero. Hai fatto 30, fai 31. 31? Devo far 31? Io sono stato via 10 anni, ho lavorato come un cretino nei paesi più schifosi, solo per fare 30, forse 29. E adesso la signora Perotti mi dice che per il 31... Guerriero, ecco il certificato di morte. C'è anche il posto prenotato al Camposanto, sai, c'è una bella lapide. C'è tutto? Tutto regolare. Se si trovava la salma, era tutto a posto. Quella ce la metto io. Quanto siete buoni voi. Mamma, mamma! Sta arrivando papà, sta arrivando papà! Sbrigati,
Stai attento, Santa. Se continui a essere vivo, sono guai per tutti. Ti prego, fallo per Gloria. Facile, troppo facile, signora Perotti. Voglio guardarlo in faccia, questo usurpatore. Ho fatto 30 e adesso faccio 31. È finita. Babbo mio. Bambina mia, come vorrei essere veramente tuo padre, eh? Lo so che non sei mio papà. Ma io ti voglio tanto bene. Il mio papà è morto, me lo dici sempre. Ma adesso sei tu il mio papà. No, non dire così. Bambina mia, quello che ho fatto io è poca cosa in confronto a quello che ha fatto tuo padre. Lui ha dato la vita per te. Io non ti ho dato niente. Io faccio quello che posso. E lo faccio perché so che papà ci guarda da lassù, dal paradiso. E sono convinto che tuo padre ci guarda felice e contento di vederci tutti uniti e d'accordo, eh? Letizia, ciao amore, ma cosa c'hai? Sei triste? Letizia, a che ti succede? Ma certo, adesso l'ho capito perché sei così triste, perché sono 10 anni che hai perso il tuo povero marito. Ed è giusto che tu lo ricordi ancora. Purtroppo io non potrò mai prendere il suo posto nel tuo cuore, un uomo così straordinario, così generoso, direi un eroe, un uomo che ha dato la vita per la famiglia. Anzi, guarda, ricordiamoci domattina di andare al cimitero, ci portiamo anche la bambina e gli portiamo un sacco di fiori, i fiori più belli, che è il minimo che possiamo fare per un uomo così grande. Buongiorno. Buonasera. Ma lei chi è? Glielo dico subito chi sono. No, è meglio che te lo dica io. No, signora. Mi lasci fare il mio lavoro, che lo so fare benissimo. Non si preoccupi, mi lasci fare. Sono un rappresentante di commercio. La mia azienda lavora porta a porta. Con la mia organizzazione ho girato tutta Italia, i paesi più sperduti. Ecco, noi vendiamo di tutto. Pane, abbigliamento. Lavoriamo nell'abbigliamento anche. E nel settore alimentare abbiamo caciottine, pecorino sardo, salsicce. Guardi che belle salsicce. Questo no glielo consiglio, perché il grigio quest'anno non va di moda e puzza. A lei, che è un signore, vorrei dare solo il meglio. Beh, guardi, noi non abbiamo bisogno di niente, la ringrazio. Sì, ma ecco, due mozzarelline per la bambina, eh? Vabbè, me ne dia una. Una mozzarellina, vieni con una. Una mozzarellina, signore. Beh, le tenga tutte e due, eh? È omaggio della ditta. Grazie. Ma non posso accettare, lei è un uomo che lavora, un uomo che lavora duro, voglio pagare. Ma dove avrò messo i soldi? Ah, eccoli! Tenga, sono 100.000 lire. Ah, questo è troppo. No, non è troppo, lei li merita. Il mondo ha bisogno di gente di cuore come lei. Allora, io ho finito. Me ne vado. Omaggi alla signora, eh? Ha un marito meraviglioso. E anche lei, complimenti. Bella casa e bella moglie. Io devo scappare. Ho altri clienti, ho un indirizzo sicuro. Oggi è una giornataccia mortale. Saluti. Che tipo, simpatico e curioso. Mi ha messo perfino allegria. Ah, dimenticavo una cosa. Per il cimitero, dove devo andare? Laggiù! Maria! Sei morto, vai via!
sono senza parole. Mi hanno prenotato il posto, me l'hanno tenuto per 10 anni. Non mi hanno mai dimenticato. Sono proprio delle buone persone. Ma quali buone persone? Le persone buone sono tutte qui dentro, sottoterra. E tra un po' anche lei sarà una persona buona. No, no, guardi, almeno un sant'uomo io lo conosco. Il signor Perotti. Perotti? Perotti. Non offendiamo, Non mi scambi per quell'assassino di mio fratello, Suo fratello? Mi sembra così una brava persona. Brava persona? Ma lo sa che più della metà di quelli che stanno qui dentro sono qui per colpa sua, Li ha fatti morire quasi tutti lui, lo sa. La mamma l'ha fatta morire di crepacuore. Al babbo ci ha messo il veleno nel latte. E poi non parliamo poi degli altri, Una strage di parenti, una strage. E sa perché l'ha fatto, no? Sa perché l'ha fatto? Per il denaro, per il vile denaro. Ma è sicuro? Ma certo che sono sicuro, sono sicurissimo. No, è costretto a essere buono. C'ha un playmaker, come si chiama? Un cuore di plastica. È condannato a essere buono. Basta una piccola arrabbiatura, piccola, piccola, guarda. E quello muore. Basta una arrabbiatura e gli salta il cuore di plastica. Ma troverà qualcuno che lo fa arrabbiare uno di questi giorni. Dove sei? Perotti. Oh, sono tornato. Ah, che piacere. Venga, venga, favorisca con noi. Si accomodi. Sono tornato! Ma rimanga, rimanga pure con noi, si accomodi. Certo che rimango, caro signor Perotti. Rimango, rimango, certo che rimango. Sono tornato apposta per rimanere. Sì, rida, rida, signor Perotti. Certo che rimango, 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 certo che rimango, rimango. Rimango, rimango! Proprio un bel tipo, Sì, un bel tipo, Chi è? Se non vuole fermarsi a pranzo con noi, beva almeno un po' di vino, Tenga, tenga, lo gradisce? Lo gradisco, certo che lo gradisco. Guardi come lo gradisco, lo gradisco, lo gradisco. Guardi, guardi come lo gradisco, guardi. Come lo gradisco, lo gradisco, lo gradisco. Guardi come lo gradisco, lo gradisco. Lo gradisco. E se crede di farmi arrabbiare, sta perdendo il suo tempo. Lei non sa chi sono io. E certo che lo so, lei è guerriero, no? Come? E chi glielo ha detto? Ma il Guercio, no? Il Guercio è quello che ha cercato di ammazzarmi. Ha cercato, ma non c'è riuscito. L'ordine era suo, allora? Beh, l'ordine era un piacere che mi doveva. Come hai potuto? Ma tu volevi che permettessi a Guerriero di venire qui a rubarmi tutta la famiglia così in un colpo, dai, Volevi farla ammazzare. Ammazzare? Ammazzare è una parola grossa, scusa, era già morto. Guerriero, non dici niente. Guerriero, guardi, approfitti della tavola, si accomodi, ne approfitti. Ah, certo, certo che ne approfitto, signor Perotti, ci mancherebbe altro, guardi, guardi Perotti, me ne approfitto proprio. Ne approfitti, ne approfitti. Non posso non approfittarmene. Sarei un maleducato non approfittare della sua squisita ospitalità. Approfitti. Sì, la ringrazio, signor Perotti. Niente, non si preoccupi, simpatico. Certo, ne approfitto, fitto, fitto, fitto. Senta, ci sarebbe anche la bottiglia. La ringrazio proprio Perotti. Guerriero, guardi, c'è rimasto un piatto. Ah, sì, grazie.
Maria, per favore, il dolce. Portaci il dolce. Ma che dolce, Perotti? Ma che dolce? Questo, venga. L'assaggio un pezzettino. Ma se l'assaggi lei, Perotti. Arrabbiati, Perotti. Arrabbiati, per favore. Arrabbiati, Perotti. Ma come divertente. Ma come divertente? Come divertente, Perotti. Arrabbiati. Ma non ne vedo la ragione. Ma come non ne vedi la ragione, Perotti? Come non ne vedi la ragione? Arrabbiati un pochettino. No, non mi voglio calmare. Non mi voglio calmare. Poco. Arrabbiati, per favore. Guerriero, non insistere. Tanto non si arrabbierà mai. Ma come, Perotti? Perotti, se non ti arrabbi ti ammazzo! Ti ammazzo, Perotti! Ti ammazzo! Ti ammazzo! Sono morto! Signor Guerriero, stia tranquillo, non esageri, perché l'hanno solo preso di striscio, vede? Il sangue! Guardi me, mi hanno colpito al cuore. Mi scusi, signor Perotti, io avevo mirato a lui. Non ti preoccupare, Guercio. Con un occhio solo e col fucile arrugginito hai fatto anche troppo. Ti ringrazio. Ma come, Perotti? Lo ringrazia anche. Quello l'ha colpito e lei lo ringrazia. E non si arrabbia neanche adesso. Non ci penso nemmeno. Ma Perotti, è la sua ultima occasione. L'ha colpito a morte. No, guardi, non me la sento. È inutile che tenta di farmi arrabbiare. Tanto non ci riuscirà mai. A me non importa. Non insisto. Ma è per lei. È l'ultima occasione che ha. Io rido. Ma cosa ride, Perotti? Rido. Almeno una volta si arrabbi. Tanto muore lo stesso. Muore lo stesso, Perotti. Almeno muore contento. Si sfoghi. Si sfoghi, Perotti. Si arrabbi. Tanto muore lo stesso. Poi starà meglio. Vedrà. Si arrabbi. Le farà bene. Vedrà. Vedrà. Ci pensi bene. Tanto. Ormai, Perotti. Ormai. Babbo, io non sono il tuo babbo, non sono mai stato il tuo babbo, brutta Bertuccia! Sono anni che mi rompi i timpani con quella musica del cacchio! Mamma, caro, perché dici così alla bambina? Brutta mignottona, che mi hai sposato solamente per farti chiamare la signora Perotti! Oh no! Falsona! Cuore. Bravo, Perotti, si arrabbia, più forte, signor Perotti, l'ho ricaricato. Gli sparo. Ma che spari e spari? Sono 10 anni che ti pago per ucciderlo. Ti ho detto, quando lo vedi ammazzalo e non ci sei riuscito. Ma che uccidi? Ma che uccidi? Cretino. Adesso gli strappo anche l'altro occhio. Sì, strappa. Bravo, ma padrone, bravo. Con un occhio solo. Ha un occhio solo. Adesso gli levo anche l'altro occhio. Bene. Sì. Bravo. Vado. Sì, glielo maledetto. Levo. Maledetto Guercio. Però su, non si smolli proprio adesso, però su, si arrabbi. Dovevano sapere tutti, bravo, che mi arrabbio, maledetti. Ti arrabbio, mi arrabbio, maledetti. Bifolchi, pidocchiosi. Ascoltatemi tutti. Uscite dalle vostre stalle e venite a sentire il vostro padrone che vi ha sfruttato. E succhiato il sangue per anni. Erano anni che aspettavo questo momento. E sappiate che sono l'uomo più arrabbiato del mondo. Bifolchi, buzzurri che non siete altro. Forza. Un Perotti vale 100 di voi. Disgraziati. Oh, Dio, sto male. Perotti. Sono proprio soddisfatto. Come si sente? Meglio. Meglio. Ha visto che avevo ragione io, eh? Le ha fatto bene sfogarsi. Bravo, Perotti. Bravo. Le dirò una cosa. Non sento neanche più la pallottola. Faccia vedere. Perotti. Lei non è stato colpito. È solo la camicia sporca, sporca del mio sangue. Non ha una pallottola in corpo. Allora, non sto morendo per la pallottola. Sto morendo perché mi sono arrabbiato. Credo di sì, Perotti. Credo proprio di sì. È divertente, Perotti. Gliel'ho detto che si sarebbe divertito. È divertente. Cornuto. Con... Perotti, perché mi offende adesso, eh? Babbo,
babbo è andato in paradiso. Uffa, anche questo. E adesso chi me lo ricompra il violino? Non ti preoccupare. Ne abbiamo trovato un altro di babbo. Ah, Letizia, non dispiacerà troppo tornare a vivere come prima? Ma io sono la vedova Perotti. Adesso tutto questo è mio. Anzi, nostro. Forse ha esagerato un po'. Niente. Eppure ci deve stare. L'ho messa qua. Ah, ecco qua. Ad estrada. Mica so scemo io. Mi pareva. Ecco, perfetto. È nuova nuova. E quanto ce la metti? Una biotta e mezza. Quanto sarebbe? 150 sacchi, PS chiari. 150? Però è un po' cara. Su, dai, faccio uno sconto. Un bello sconto. Manco a parlarne. 150 cucuzze, se no c'è un'altra che sappia prendere o lasciare. Su, dai, facci lo sconto. Se tu sei carino con noi, noi siamo carine con te. Carine con me? Che vuol dire? Una donna com'è carina? E noi non siamo carine, eh? Eh? Non siamo carine? Ma che me stai a fraintendere? E dai, su, Pompeo. Io mi chiamo Tatiana. Pompeo, portacela a casa tu, la testata, questa sera. Siamo soli. Ah, sì? Come la volete, incartata? Magari con fiocchetto azzurro? E su, dai. Se stasera proprio non puoi, già che siamo qui, noi ti diamo l'amore. E tu ci dà la testata. Mortacci vostri! Non è gentile per la tua testata! Non è gentile! Con Pompeo non c'è sta niente da fa! Brutte zozze! Metti in volo marchi, andate marchi. Via! Chi è? È ritornata, sa! È ritornata, sa! Con Pompeo non c'è sta trippa per gatti! Amore! Amore mio! Amore, dove sei? Amore! Tesoro! Vai in callo, eh? Non ti preoccupare, sta tranquillo che il padrone tuo devo bene.
guarda un po' che t'ho combinato. Guarda che bel servizio. Leggi. Leggi. Gatto nero e bianco, purissimo, illibato, garantito, che saresti tu. Cerca partner allegro, buono, educato, per scopi serissimi. Massima riservatezza. Telefonare 777-314. Sì? Da Pompeo Re dello Sfascio. Ah, è per gatto? Non sei stato. Sì. Sì, sì, so io il padrone, sta qui. Sta qui con me, sta a fare fusa, senti. Hai sentito? Il mio è nero e bianco. E il tuo di che colore è? Argentato? Sarà mica metallizzato, no? No, no, mi dispiace. No, trovagli un altro partner. Ma non fa per te, quello è riverniciato, per te c'è un gatto nuovo nuovo. Bello, pulito e soprattutto serio. Pronto? Sì, da Pompeo, Re dello Sfascio. Per il gatto, sì? So io il padrone. Non mi fa perdere tempo, tutto che colore è? Nero e bianco. Come, ma è tutto bianco che i pezzi nero o tutto nero che i pezzi bianchi? Fino a qui ci siamo. Che targa c'ha? Voglio dire, quanti anni c'ha? 52. Ah, no, sei tu che c'hai 52. Mi sembra... Vabbè, ma a me di te che me ne frega? No, voglio sapere del gatto. Il gatto tuo, quanti anni c'ha? 82. Ah, è del 1980. No, ma che fai? Eh no, ma tu non te devi preoccupare. Ma mica te ci manno, ti pare che te manno col primo venuto? Eh? Il padrone tuo pensa a tutto. Dai, ci arrivi. Pronto? Sì, per l'annuncio? State zitto. Sì. Sì, sono io. Sì. Anche il mio. Sì? Sì, sì, proprio come il mio. No, no, il mio è lavato e disinfettato, non ti preoccupare. Sì. Appazzo, proprio come il mio. Uguale, uguale. Allora vengo io da te. Ecco, dimmi l'indirizzo. Via di Gattamelata, numero 6. Saremo puntuali. Perfetto. È un Felix Silvestris, europeo naturalmente. Corpo ben costruito e vigoroso. Il torace ampio e la coda grossa. Le orecchie sono piccole, ma ben distanziate fra loro. Il pelo corto e compatto. Bene. È un gatto sano. Perché doveva essere mezzo? Oh, mi perdoni, non mi sono ancora presentato. Fedora Tagliaferri. Pompeo, Sfascia Carozza. Ma il gatto tuo, dove ce l'hai? Ah, giusto. È in trepida attesa nella sua alcova. È impaziente di fare la conoscenza. Come si chiama il suo? Zazza. Zazza. Servizi a domicilio. Che paglia, eh? Bobba, fate sta scorticata. Vai, Zazza. Vai sotto coda. Vai, vai. Non li stiamo a guardare. Perché? Che si vergogna? Ma certo. Loro devono obbedire al loro istinto. Se ci siamo noi, si inibiscono. Lasciamoli soli. Venga con me. Si accomodi. Si tolga pure la giacca. E perché? Oh, vorrei vedere, si mette comodo. No, no, io sto comodo così. Non mi fa trucchi, eh? Io non me lavo proprio niente. Io lo sapevo come andava a finire. Ma non ci prova, perché a me mi puzza il fiero. Oh! Allora lui prepara un tè. Lo gradisce?
Piano se a te. Come lo vuole, lato o limone? No, no, al vetro. Tanto! Ha bisogno d'affetto lei? Ah! Oh, ma ha fatto mai l'amore? Eh? Ha fatto mai l'amore? È una cosa! Io qui avevo già mezzo mangiato la foglia. Con sta scusa dei gatti mi sono detto, già lo so come va a finire. Io so buono e caro, ma con me non ci devi provare per niente, perché sennò io mi ripiglio il gatto. Perché porto via il gatto? Perché qui solo Zazà le fa. Che c'entro io? Ma io non lo so. Ecco, in te. Sento un silenzio. Ma i gatti? Lasciamoli in pace. Ci pensano loro. Ma staranno a fa? Staranno a fa? Ma non si preoccupi. Faranno, faranno. Con i gatti ci vuole pazienza. Che noso. Cazzo farei da bere il tè. Perché? Non mi piace il tè? Vita mia, questa è la seconda volta che lo bevo. La prima volta fu... un par d'anni fa. Beh, senti. Mi telefona una cliente, dice... Dice, pronto, Pompeo? Dice, ho spinto la città, non lo potresti portare su a casa? Dico, sì, come no, vengo. Ci sono io, bravo, rosicato. Basta. Arrivo su. Mi si presenta subito col tè. Una bagnarola me ne aveva portato. Dice, Pompeo, mettete qua, mettete là, mettete lì, levate questo, levate il cappello, levate la giacca, dice, fa molto caldo. Dice, tu non senti caldo, io c'ho un callo, non mi sa come a spogliare. Oddio mio! Fortuna che me ne sono accorto! Dica, ma che stai a fare? Lo sai che ho fatto? Mi sono ripreso lo spinterogeno e me ne sono andato di corsa. Non c'è da meravigliarsi. Lei è un bel uomo, ma che... Con Pompeo non c'è trippa per gatti. A proposito, ma i gatti? Ma non ci pensa ai gatti. Hai sentito? No. Un rumore. Ma che c'è, sono i sorci qui? Per carità. Qui non ci sono topi. Ah, perché è asciutta, ma lo spazio ce ne sono a milioni. Se non fosse per Zazà, qua non ne vede uno, l'acchiappo lo sgara. No! Lo sventra. No. Ma mica gli esercetti piccoli piccoli di campagna, sai, quelli che dà da formaggio, proprio sai capito. Proprio quelli da chiavi che cerca un campano che sembra un motocicletta. No, ma di neve che ha. Se vuole lavarseli non faccia complimenti. Questa è zilla eterna, questo è grasso di macchina, questo non va via nemmeno con la carta verata con l'acido muriatico col martello. Tiè, basta. Vedi questa? Questa l'ho fatta per Pier Portafoglio, cioè. Lei la vedi se sei capace. Che peccato, una giacca così bella. Zitta. Ci provo volentieri. Va bene, ci provo. Zitta! Ci siamo! Te pareva? Zazà non perdona. Ma
Ma il suo è in calore? Come no? Ma vostro non c'è calore, ma se strofina sempre, pare una via mossidrica. Non capisco. C'è qualcosa che non va? Zazza. Micio. Micio, perché sei così timido? C'è troppa luce, vero? Mm. Sì, bisogna preparare un'atmosfera più intima. Abbassiamo le luci. Un po' di buona musica. Mm. Questo no, questo neppure. Beethoven? No, troppo andante. Bach? Troppo cupo. Chopin? Forse no, è eccessivamente malinconico. Claudio Villa, una bella serenata di Claudio Villa, ce l'hai? Ma no, no. No. Chissà, magari Brahms. Ma rimane sempre meglio Claudio Villa. Eccolo, questo è quello giusto. Si mette una ballata. È sta musica che non gli piace, capirei? Tavoli li mette con Claudio Villa, dice un amore così grande, un amore così c'è tanto caldo dentro al cuore intorno a noi. In silenzio te ne vai, la bocca tua s'accende e un'altra va. C'è un amore così grande. Andiamo, ma che vomite? Se ne provasse un'altra camminata, no? Mi è venuta tutta la pelle di gallina, mi è venuta. Ma che? Forse un ambiente più naturale, più romantico, più selvaggio. È così, tra il romantico e selvaggio. Lo sfascio mio, li portiamo lì. Ma no, no. Ci vorrebbe un posto silenzioso, senza nessuno, con tanta pace. Il camposanto. Ma faranno? Ma certamente. Questa è la situazione ideale. Il mare è infallibile in amore, creda a me. E poi basta guardarlo. È piatto e soffice come un tappeto di seta. È vero, è liscio liscio. Pare scartavetrato. Mm. Non si muovono. Attacchi tu, Zazà, che figura mi fai fa? Aspettiamo, aspettiamo. Vedrà che con l'arrivo della luna sarà ancora più romantico. Mau! Mau! Miau! Ma no, la smetta! Non serve questo. Ma non si attacchino! Ma cosa vuole? Si stanno facendo un po' di conto. Si devono conoscere meglio. Basta sicura che funziona. Ma funziona, funziona! E come se funziona? Penso che la mia più bella storia d'amore fu una serata come questa. Passeggiavamo sul bagnasciugo, mano nella mano. L'acqua ci accarezzava i piedi. La brezza marina mi faceva venire i brividi. Il mio corpo era attratto dal suo.
il suo dal mio. Ci guardavamo senza parlare. C'era solo la musica del mare. I nostri sensi si liberavano a poco, sprigionando da passioni irresistibili. Scivolavamo sulla sabbia ancora calda e ci amavamo perdutamente. Quell'uomo neanche lo conosceva. No, ma confidenza per confidenza, no? Pure a me mi è successo al mare. A spiaggia libera. Era una domenica pomeriggio. C'era un sacco di gente. Stavo lì tutto spaparanzato sul bagnasciuga, mi stavo per conto lì. Stavo lì, a chiappare i graci. Ma mica io facevo niente di male. Niente, insomma, me ne stavo buono buono. Quando che te che non è, te vedo da sotto. Un par de cosci. Mamma mia, non so quanti anni ci avrò avuto, insomma so che era proprio buona, insomma. Ma io non ci avevo fatto caso per niente, avevo vista solo di vista. Perché lei mi guardava, insisteva, mi provocava, avevamo detto Pompeo, questa cerca rugna, come si è detto Pompeo, questa te la scortichi. Però la poveretta, la manni per l'ossa, no? Poi sai come succede, mi cominciato a pigliare tutto un fuoco che mi avvampava da tutte le parti. Mi saliva, poi mi è arrivato su al cervello, al sangue, mi ribolliva. E il costume da bagno mi ha cominciato a diventare stretto. Allora non ci ho capito più niente, e vedi ste mano? Gli sono zampata addosso, gnaa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 
È stato un fatto naturale, capito? E richiamo dalla foresta, come dici? Ai sensi non si comanda. È stata una convergenza fatale. Che scorticata questa. Oh, ma i gatti? Mitch. Ma dove sono nati? Ma dove sono nati? Adesso stavano lì. Micio! Oh, ma dove sono andati? Che ne so. Non li vedo. Mannaggia, Zazà! Scendiamo, scendiamo, che tanti di qua. Zazà! Micio! Zazà! Maschio. È regolare, quello si fa tutte e due. Zazà non perdona. Oh, Dio mio. Mi era apparso che il gatto suo avesse genità. Vieni chi? Le palle. Il gatto tuo c'ha le palle. È regolare. Ma che regolare? Ignorante. Io cercavo una femmina. Pure il gatto mio è il maschio imbecile. Oh, proprio te mi deve capitare. Ma guardo se Zazà è un uomo da dare un maschio! Ignorante, zeloso, pidocchioso, analfabeta! Signora, si calmi, ci sarà stato un frainteso. Ma vaffanculo! Qual è sto frainteso? Chi è? Mish, dove sei? Che fine hai fatto?
signora. La sua scarpa. No, vattene! Non ti farò più vedere. Vattene! Ma insomma, pure io ho perso Zazà, no? Se sono andati tutti e due dietro a quella cattaccia, la colpa non è di nessuno. Siamo stati sfortunati. E mo cosa famo? Siamo rimasti soli. Au! Oh, che ti sei messo in testa? Non ti avvicinare con quelle mani luride da stupatore! So sporche de grasso de macchina, questo non va via manco con la carta vetrata. Se le dovrebbero tagliare quelle mani! Ma guarda, io non sono come quella povera signora che hai violentato sulla spiaggia. Io strillo, io chiamo aiuto! Signora, la posso fare una confidenza? No! Non ti azzardare! Guarda che strillo! Aiuto! Ma se so io che ho bisogno d'aiuto, e vedete ste mani? No! Non ti avvicinare! Ah, signore, ste mani mie non hanno mai toccato una donna. Qua la storia me la sono inventata tutta. Voi avete cominciato a parlare dell'amore al mare, la sabbia galla, i piedi bagnati, il bagnasciuga, il fruscio. Allora io non volevo fare una brutta figura, non volevo che pensavate che io ero uno... Uno che le piacciono gli uomini? Signor, ma io lavoro 24 ore su 24 dalla mattina alla sera. Sfascio, monto, smonto, rimonto, compro, vendo, sudo. Manco lo so se mi piacciono le donne. Dammi un po' la scarpa. Confidenza per confidenza. Anch'io ho inventato tutto. No. Ci credi se ti dico una cosa? Io non sono mai stato con un uomo. Sì, andiamo, signor, non scherziamo. Ma non scherzo affatto. Mi è venuto in mente proprio stasera. Pensarci bene, non me lo sono mai domandato. Sì, sì. Non ci avevo mai pensato. Stai pensando? Penso. Pensi? E che pensi? Penso perché non ci avevo mai pensato. Anch'io penso. Però che stronzi non avevi mai pensato, eh? Certo, in due si pensa meglio. Allora ho pensato giusto. E che hai pensato? Ho malato sta forza di pensarci. Dai, non ci pensiamo più. Ma sì, levami se sto pensiero, eh? Quanto ti ho pensato, Zazà. Ero così in pensiero. Ma Zazà, ma pesi 2 chili di meno, ma quanta te ne sei fatti? Miso, hai fatto l'amore con quella cattaccia, eh? Si vede, sei tutto bagnato. Ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Zazà ha fatto, è fragile, eh?
Zazà si sarà fatta la pipì addosso. Miso, Miso, che hai fatto a quella gatta? Ma che gli ha fatto? Ma che gli ha da fare? Zazà ha fatto. Non mi permetto di parlare così del mio gatto. Il mio ha fatto di sicuro, perché quando correvano dietro a quella gatta, il mio stava in testa. Beh, Zazà gli può dare sti vantaggi. Dio un po', Zazà. Anzi, mi fa pena Micio tuo, che gli do un bianco. In bianco ci sarà andato il gatto suo. Il mio ha fatto, non si discute. Zazà ha fatto e basta. Il mio ha fatto. Non ha fatto niente, Zazà ha fatto. Dio un po', Zazà. No, non ha fatto niente, Zazà. Zazà le gatte le sfregna, le sgretola, le sgara, le strappa, le incarca. Gnao, è vero, Zazà. Zazà non perdona. Adesso di tutto quello che sta succedendo non sappia niente senza il suo libricino. E chissà quanto dobbiamo camminare per trovarlo. Che dolore, come mi fanno male i piedi. A chi lo dici? Mi sta venendo un'idea. Ah sì? Anche a me, no? Io e te non dobbiamo avere la stessa idea. Ma per carità, io rimango della mia idea. Eccomi, eccomi, sono qua, in marcia.